stato il professor Zecchino, perché il professor Zecchino è stato presidente dell'enciclopedia federiciana della Treccani, quindi grandissimo conoscitore di Federico II, e anche straordinario fotografo. Straordinario fotografo perché oltre a fare lo studioso si diverte anche andare in giro a fare fotografie, ma non si diverte come potrei farlo io, si diverte con le apparecchiature, quelle serie fatte per bene, e abbiamo avuto con lui già un'esperienza con le georgiche, abbiamo fatto una mostra al Museo Nazionale di Mantova, le fotografie sono rimaste perennemente nelle collezioni del Museo Nazionale, poi la mostra si è spostata ad Avellino e a Napoli. Con lui abbiamo pensato a questo connubio di attualità, perché il trattato di Federico II, per quanto straordinario, per quanto incredibile, per quanto sia veramente pazzesco che un grandissimo sovrano così impegnato abbia trascorso parte del suo tempo libero anche a scrivere il primo trattato di etologia sul comportamento degli uccelli, ecco, abbiamo pensato, benissimo, facciamo una cosa che faccia conoscere il trattato di Federico II e mettiamo delle fotografie attinenti a quello che Federico II voleva raccontare. Romunti non ha voluto indicare nessuna musica diretta da lui, ma ha voluto indicare le musiche che secondo lui vanno ascoltate leggendo il De Arte Venandi Cum Aribus. E quindi, oltre alla possibilità di poter acquisire questi CD che lui consiglia, visitando la mostra ci sono alcune di queste musiche che ci accompagnano nel percorso. Citata Trombetti Budriesi, che ha portato con sé l'Alma Mater Studiorum, ossia l'Università di Bologna, che è anche partecipe di questo progetto e che ha curato la parte dei testi da un punto di vista delle traduzioni che accompagnano tutto quello che è l'apparato didattico che si snoda lungo i castelli. Infine Pizzi Cannella, artista contemporaneo, figurativo, uno dei massimi esponenti della nuova scuola romana, che non conosceva Federico II, lo conosceva Federico II, ma non conosceva il fatto che Federico II avesse scritto il De Arte Venandi Cum Aribus e ha creato appositamente le scenografie di questa mostra. Io quindi ringrazio la direttrice Margozzi, il direttore Margozzi, la direttrice Rosa Mezzina dei Castelli, naturalmente Tommaso Morciano, che è il mio partner qui nelle Puglie nella realizzazione di queste serie di mostre, che si è buttato a capo fitto in questo progetto, si è fatto convincere e spero che il risultato sia all'altezza di quelle che sono state le nostre speranze. Ringrazio l'architetto Elena Giangiulio, che ha curato gli allestimenti. Sempre queste mostre si inseriscono nel programma del Grande Racconto, che ha a che fare con questa iniziativa della Regione Puglia di far sì che le mostre vengano visitate, ma che collateralmente vi siano anche degli spettacoli di teatro, musica e quant'altro che possa essere ispirato appunto dalla presenza di questo appuntamento culturale. Notizie di interviste. La domanda prima che mi viene fatta, ma come è nata questa idea della mostra? Perché in questo tempo? E la risposta è che intanto Federico travalica tutti i tempi, non è un personaggio collocabile come attenzione dell'opinione pubblica in un tempo. Sono 800 anni che Federico è al centro dell'attenzione degli storici, continuano pubblicazioni, studi, approfondimenti su questa figura così prismatica che ha tante facce. E poi voglio aggiungere che insomma noi siamo sull'onda di un grande approfondimento che si è fatto intorno a Federico II in occasione degli 800 anni dalla nascita. È stato quello un tempo in cui si è prodotto tantissimo, e Lorenzo Zichichi ha ricordato che l'enciclopedia Treccani, che sapete insomma è come dire, il tempio quasi massimo della nostra cultura, che ha dedicato le enciclopedie specifiche a grandi personaggi, Virgilio, Dante, Orazio, ha pensato di realizzare una enciclopedia su Federico II. Questo mi dice quanto insieme di attenzioni storiografiche e non solo si legano intorno a questa figura. E quindi questo nasce, potremmo dire, sull'onda di questo grande approfondimento, perché sull'onda di questo tempo fu realizzata
l'edizione della la prima edizione con traduzione italiana. Sapete questi bei testi famosi, De Arte Venandi, ormai se non si leggono in lingua italiana sono dei cimeli irraggiungibili. Noi abbiamo realizzato per la prima volta, il Centro Europeo di Studi Normanni ha realizzato questa edizione del De Arte Venandi, curata dalla cara collega professoressa Anna Laura Pombetta Pugliese. E quindi questo testo è già disponibile. Poi abbiamo voluto realizzare anche l'edizione araba, perché sapete, lo dirò rapidamente, che la falconeria ha la sua culla nella cultura araba, e quindi noi restituiamo alla cultura araba questo gioiello che in qualche modo ha tratto origine da quella cultura. Qual è la ragione dell'interesse intorno a questo trattato? Beh, Lorenzo e il direttore mi hanno già tratteggiato le linee essenziali. Federico II, sapete, è stato un grande personaggio, imperatore del Sacro Romano Impero, ma soprattutto re di questo regno che allora era uno dei più potenti regni d'Europa. Il Regno di Sicilia si chiamava così, poi si chiamerà successivamente Regno delle Due Sicilie, e naturalmente era fatto dalla parte, dall'isola, dalla Sicilia, ma anche da tutta la parte peninsulare. Anzi, bisogna dire che l'esperienza normanna era nata proprio da queste parti, tra la Campania e la Puglia. Poi sono scesi i normanni in Sicilia e lì Palermo è diventata la capitale. Quindi Federico II era un personaggio che aveva, diciamo così, un grande affare, uomo di Stato, impegnato militarmente, campagne militari in Germania, campagne militari nell'Alta Italia, la sua contesa con i comuni della Lega, mitica la sua vittoria sul Carroccio, la conquista del Carroccio. Adesso il Carroccio è ritornato ad essere simbolo di cose, insomma. Qui fu impiccato il povero Pietro. Certamente, ricorda bene Lorenzo che, come sapete, come vedete, oltre a essere un editore, è un fine, insomma, cultore di storia. E quindi la caccia col falcone è tutto un mondo complesso che si carica di significati e di valenze immaginifiche inaudite. Intanto è una caccia che è triangolare, perché ci sono tre soggetti: c'è il falconiere, c'è il falco e c'è la preda, e deve funzionare una sorta di sintonia tra queste tre posizioni vive, entrambe, tutte e tre. E che significa? Significa che il falcone deve entrare in una sintonia totale con il suo falco per capirne i comportamenti. Federico II ha fatto la stessa cosa. Le cose che ha scritto, perché lui lo dice, io non scrivo le cose che ho sentito dire, anzi si permette il lusso di bacchettare niente di meno che Aristotele, vertice della cultura di tutti i tempi, perché Aristotele, che ha scritto un trattato sugli animali, dice delle cose, ma dice Federico II, le dice per sentito dire, per tradizione, ma non per constatazione. Certo, nella Valle dei Tempi, un posto suggestivo, un grande falconiere che ci ha onorato della sua presenza a Parma ha lanciato questo suo fallo, è scomparso. Nello sconcerto generale sono passati molti minuti e il timore che ormai fosse andato via, preso dall'ansia della libertà, e insomma stavamo, poi improvvisamente è precipitato sul pugno del falconiere. Che cosa significa questo nella metafora del potere? Che c'è un legame invisibile di fedeltà. E non ci resta che vedere questa mostra, che è stata già descritta, c'è molte suggestioni, al di là anche delle mie foto, ma insomma la colpa è di Zichichi, io non l'avrei mai immaginato, ero e sono un fotografo assolutamente dilettante, che mi occupo di altre cose, naturalmente professionalmente, però insomma Zichichi mi sono piaciute le mostre, quindi giudicate quella colpa sua, insomma, in definitiva. Quindi molti commuti, Pizzicannella è un grande artista, e ci auguriamo che insomma l'insieme possa indurre anche voi a qualche suggestione. Abbiamo tutti bisogno di evasione, ci auguriamo che questa visione ci faccia tuffare nel passato, ma ci faccia anche immaginare al di là del tempo cose belle. Questo poetico racconto di quello che andremo a vedere,
ho poco da dire, anche penso sarete tutti curiosi. Voglio fare solo un'osservazione: questo Federico II nella sua universalità continua a offrirci occasione per incontrarci, aver voglia di scoprire ancora nuove antiche cose, quindi approfondimenti scientifici, e questa mostra sicuramente ha uno spessore dal punto di vista scientifico e storico e artistico che completa un po' tutte le esigenze umane della conoscenza e del benessere anche del benessere. Vedo fra di voi personaggi di tutti i generi, non voglio dire i nomi, però qui ci sono, ho visto studiosi, storici dell'arte. Saluto qui la ex direttrice del Castello Svevo di Trani, che ci fa sempre l'onore di accompagnarci in queste avventure meravigliose, non manca mai, è sempre con noi e ci segue. E vedo appunto storici dell'arte, vedo artisti, vedo personaggi dediti alla valorizzazione dei siti culturali. Abbiamo qui il nostro Niki Battaglia, che dirige il Palazzo Beltrani del Comune. Accanto a lui un personaggio particolare che ha studiato e realizzato le macchine di Leonardo da Vinci, attualmente esposte a Palazzo Beltrani. Insomma, questa variegata presenza mi fa pensare che Federico II parla ancora a tutti in un modo diverso. Siamo tutti interessati e incuriositi. Vi ringrazio di essere qui, vi invito a visitare le mostre negli altri due castelli e basta, andiamo subito a godere. Parlerà diffusamente Lorenzo Zichichi. Abbiamo qui il professor Ostanzio Zichino, che è curatore della mostra ed anche esperto appunto di Federico II. La mostra è stata curata anche dalla professoressa Maria Laura Trombetti e Budrisio, che ha curato l'ultima versione, diciamo, italiana, versione critica italiana del trattato. E contemporaneamente a queste mostre la casa editrice del Cigno di Lorenzo Zichichi ha pubblicato anche la traduzione in arabo del trattato per la prima volta. È un'occasione, quella del trattato, di parlare di Federico II, è l'occasione per legare attraverso il nome di Federico II questi tre castelli, quindi Castel del Monte, Bari e Trani. E vari Trani diretti dall'architetto Mezzina. Ci fa molto piacere che ci sia una mostra su questo tema, che è un tema culturale per eccellenza, è accompagnata anche dalle musiche di Riccardo Muti, quindi di un personaggio così importante ha avuto Federico II nei suoi miti giovanili, e quindi ci ha fatto molto piacere Lorenzo Zichichi che l'ha coinvolto in questa cosa. E allo stesso modo è stato coinvolto un artista come Pizzichennella, un artista contemporaneo, figurativo, che ha fatto parte della scuola romana dagli anni Ottanta, e che veramente ha realizzato delle opere, queste carte veggenti, mappe veggenti, cioè delle mappe che oggi mettono insieme, no, l'attualità con l'immaginario su questo trattato, appunto, il trattato della caccia con il falcone, che era caro a Federico, tanto che appunto scrive diffusamente della tecnica di questa arte venatoria e ovviamente di tutti i volatili che erano coinvolti nella caccia, sia come preghe. Il Zecchino ha realizzato anche delle bellissime fotografie proprio su questo tema. Cioè, quindi
La sostanza delle mostre, le tre mostre che vi invito a vedere in tutti e tre i siti, perché si completano una con l'altra, però mantengono lo stesso comune denominatore, è proprio quello che ancora oggi su questo tema possiamo legare insieme la storia, l'arte, la musica, la fotografia. Quindi io spero che sia una mostra diciamo che vi appassioni alla, ancora una volta, insomma non ce n'è bisogno perché la Puglia ha Federico II come comunque personaggio mitico, no? Storico ma anche mitico per tutto quello che ha rappresentato, quindi spero che vi piaccia, che trovi diciamo in tutti voi, soprattutto nei giovani, ce lo auguriamo perché questo è sempre il messaggio che ogni mostra, la disponibilità a fare una lettura diversa e completa e complessa come quella che professor Cecchino, Lorenzo Zichichi hanno voluto realizzare. Grazie mille. Grazie. Allora, con questa terza inaugurazione completiamo il percorso che ci auguriamo tutti i visitatori e voi stessi vorrete fare quando arrivate in Puglia a fare questo piccolo Grand Tour. Lo chiamo piccolo Grand Tour perché la mostra nasce su tre castelli per volontà di Magastella Margozzi, che ci ha indotto a poter creare un fil rouge tra questi luoghi federiciani e indurre le persone che vengono in Puglia a vedere la mostra in tre tappe e questi tre magnifici castelli. Molto spesso magari qualcuno viene, va a vedere Barico, non va a vedere Castel del Monte, oppure viene a Trani, non va negli altri. Questo fatto di rendere un percorso unico con questa mostra in tre tappe diverse ci ha indotto quindi a spezzettare la mostra in tre momenti che hanno ognuno una propria identità e speriamo anche spingano il desiderio di chi vede la mostra a recarsi negli altri luoghi. Allora, a Castel del Monte abbiamo privilegiato il discorso legato alle pagine del manoscritto federiciano illustrate da Pizzicannella, a Bari abbiamo privilegiato la parte legata alle mappe veggenti con le fotografie di Ortensio Zecchino e qui a Trani abbiamo la seconda parte delle fotografie realizzate da Ortensio Zecchino e una apparecchiatura multimediale che consente di sfogliare il trattato di Federico II in modo assolutamente innovativo. Perché? Perché all'interno dei contenitori multimediali c'è la traduzione dell'intero trattato di Federico II, nella nuova traduzione di Anna Laura Trombetti Budriesi, e vedendo le icone che sono nel video legate al manoscritto medievale, spingendo l'icona ci si avventura nelle pagine di Federico II legate proprio a quella icona che ci è sembrata interessante, per cui sfogliando il trattato si dice, uno vede una figura che gli interessa, spinge sopra e immediatamente viene riportata la pagina del trattato di Federico II che parla di quell'argomento.